Ciao gente, io sono Nicknet, oggi siamo di nuovo sul mondo delle costruzioni, oggi costruiremo un drago, questo sarà il tema di oggi e volevo fare un drago quello classico con le ali mentre vola, quindi prima di tutto prendiamo un blocco a caso e visto che voglio farlo volante, prima di utilizzare il brush devo andare verso l'alto. Ok, adesso che abbiamo un blocco qui in alto posso iniziare ad utilizzare il brush. Allora il comando è questo qui, tenendo sempre in mano un oggetto. Questa bellissima spada e adesso con tasto destro posso iniziare a formare il drago. Intanto inizio a fare lo scheletro del drago, poi ci rivediamo quando dovremo rimpiazzare i blocchi e mettere i dettagli. Ok, ho finito di fare lo scheletro, adesso dobbiamo fare il replacing ear. Comunque per farlo ci ho messo un bel po', ho anche aggiustato un po' i dettagli come meglio potevo. Mi metto qua più o meno al centro, slash replacing ear, facciamo 100 blocchi ma non so neanche se bastano. E proverei a metterci le crimson planks, red concrete, la lana rossa, la red concrete e proverei a metterci anche i red mushroom block. Vediamo come viene. Ci sta, dai, un bel drago rosso. Comunque le ali, la parte sotto delle ali la faccio dopo perché la devo fare di materiali diversi. Ah, e poi gli manca un pezzettino. Ok, dovrebbe essere tutto. Ora volevo mettergli intanto delle corna, poi anche delle spine sulla schiena. Ho finito le corna. Io le corna le farei di Nether Bricks, Cracked Nether Bricks e mi sa basta. Proviamo un po'. Ma sì, dai, mi sa che ci può stare anche così. Adesso faccio sempre di questi blocchi qua anche delle spine qua sulla schiena. Ok, anche le spine sulla schiena. Sì, si possono chiamare spine perché non sono molto affilate. Adesso direi di dargli delle ali a questo povero drago. Ok, allora le ali le ho fatte, però adesso c'è un po' un'ombra lì sotto, quindi magari mi do night vision. Ok, ora si vede meglio, così possiamo vedere meglio tutto il drago. Adesso dobbiamo cambiare le ali, sempre replace near. Avevo pensato di metterci magari del vetro, e poi anche dell'aria, quindi magari faccio aria e ancora aria. Quindi ci posso mettere il vetro giallo, la terracotta gialla, la yellow concrete. E anche la lana gialla. Però quasi quasi ci metto ancora del vetro. Vediamo un po'. Ok, dai, non male. Ci sta, ci sta. Sembrano un po' delle ali di fuoco quasi. Adesso magari posso fargli i denti o comunque fargli meglio la bocca. Ok, ho fatto i denti. Ora mettiamo gli blocchi giusti. Ci mettiamo la calcite, la diorite e il quarzo.
Ok, ci stanno. Quindi anche i denti li abbiamo fatti. Ora magari gli faccio un naso che sennò non respira, poverino. Ok, ho fatto un occhio, ora faccio l'altro. Ok, ecco l'altro occhio, che credo che sia uscito anche meglio dell'altro per qualche motivo. Ma non so, forse perché è più grande. Vabbè, comunque sono simili. Ok, ecco gli artigli e per farli ho usato lo stesso comando per fare i denti. Ho fatto anche una spina sulla coda, così a caso, tanto per. Ma adesso ci manca ancora la parte davanti che dovrebbe essere più chiara e anche sotto la bocca. Ok, ho finito di fare tutta la parte sotto. Sono andato da sotto la bocca del drago fino alla punta della coda. Adesso ci mettiamo i blocchi giusti. Ci mettiamo i birch planks, i birch wood e la sandstone. Ok, non era quello che volevo questo. Ah, aspettate un attimo. È venuto a fare un po' uno schifo perché ho messo il birch wood. Invece dovevo mettere lo stripped birch wood. Ora dovrebbe andare. Ok, questo è quello che volevo. Ed eccolo qui, questo è il nostro drago. Magari potrei decorare meglio la bocca, però, boh, non lo so. Ah, poi tra l'altro c'è sta cosa qua. No, no, via, via. Qua devo mettere a posto per forza. Magari gli posso aggiungere la lingua, proprio così. Faccio un linguone da drago. Ok, così ci può stare. Ora ci metto i blocchi giusti, ma non so bene quali mettere. Sì, magari ci posso mettere il Netherworld Block. E forse solo questo, non lo so. Sarebbe meglio mettere anche altri blocchi, però non lo so, forse va bene anche solo così. Ma sì, dai, secondo me ci sta. Tra l'altro questo drago qui è più grande di tutte le montagne. Che bello. Adesso vi lascio alla solita cinematica epica per vedere il risultato finale. Ok, per questo video delle costruzioni direi che è tutto. Oggi abbiamo costruito un drago che, anche se sembra un drago un po' giovane, forse per la faccia un po' schiacciata, però va bene. Detto questo, per questo video è tutto. Direi che ci vediamo nel prossimo. Addio!